Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre, ben trovato come ogni lunedì. Salve a tutti, bentrovati. Allora, Presidente Lepre, si parla tanto di intelligenza artificiale, la campagna Top Player per l'economia. Che impatto può avere l'intelligenza artificiale di cui tanto si parla? Beh, diciamo che in effetti dal punto di vista dell'economia l'impatto potrebbe essere importante, bisogna naturalmente saperla usare. Ci saranno nel tempo delle perdite di posti di lavoro per determinate categorie, se ne creeranno comunque, si creeranno comunque nuovi posti di lavoro. Bisogna, ecco, sapersi inserire nella modalità dell'intelligenza artificiale per poter comunque trarne tutto quello che di positivo c'è da trarre. Ovviamente, nel caso non ci riuscissimo, ahimè, sarebbero dolori. Certo, sarebbe molto complicato. I recenti dati Istat preoccupano, non sono positivi come si sperava. Beh, diciamo che in effetti noi abbiamo un dato Istat che ci dice che la proiezione per quanto concerne l'Italia è passata da uno 0,6% ad uno 0,4%, però forse tutto sommato sono dati un po' falsi, perché sono dati che si ricavano dalle risultanze degli anni precedenti, perché poi se andiamo ad analizzare il paese Italia è quello che più progressivamente sta andando bene. Dobbiamo dire, assieme al Canada, assieme agli Stati Uniti, molto meglio di Francia, Germania ed altri paesi europei. Quindi, tutto sommato, è vero che le proiezioni ci danno in diminuzione per quanto riguarda il PIL, però dobbiamo dire che anche i fatti invece ci dicono l'inverso. Intanto le esternazioni del ministro delle Finanze Giorgetti fanno presa sui mercati, che c'è stato un crollo dei mercati finanziari perché chiede sacrifici a tutti gli italiani. Beh, dobbiamo dire che in effetti poi il ministro fortunatamente ha corretto il tiro, nel senso che non si riferiva, ha detto, a tutti gli italiani. Del resto in questo senso è scesa in campo anche la Meloni, ma si riferiva soltanto a quei grossi gruppi che hanno conseguito nel periodo di crisi, quindi Covid, inflazione e quant'altro, degli extra profitti. Ecco, sono loro che dovranno dare una tantum agli italiani per poter allo Stato, al governo naturalmente, ma soltanto loro. Tant'è che si continua a parlare di diminuzione delle tasse. Per il 2025 dovrebbe essere previsto un calo per quanto riguarda la fascia delle tasse, quindi dell'aliquota, per quanto riguarda la fascia da 28.000 a 50.000, dal 35 al 33%, che potrebbe dare la possibilità a tutti noi italiani di risparmiare fino a 440 euro all'anno di tasse. Addirittura questa fascia potrebbe essere estesa a 60 milioni, e ricordiamo che oltre 60 mila euro, e ricordiamo che oltre i 50 mila euro la tassazione è al 43%, quindi dal 43 al 33% ci potrebbero essere per queste persone un ulteriore risparmio fino a 1.000 euro. Quindi, mentre si parla di far pagare più tasse ai grossi gruppi, praticamente si parla anche di far risparmiare la gran parte degli italiani. A questo proposito voglio anche ricordare il fatto che praticamente i network internazionali pagano molto molto meno tasse rispetto
alle aziende italiane, e questa è una cosa, noi l'abbiamo affrontato spesso questa problematica, praticamente è una cosa che il governo deve tenere sotto controllo e deve fare in modo che i grossi gruppi e i network internazionali paghino molte più tasse, perché altrimenti, ecco, queste grandi società praticamente fanno una concorrenza sleale alle nostre piccole aziende, che tendono poi nel caso a scomparire. Quindi bisogna cercare di porre rimedio a tutto questo. Certo, insomma, il governo deve un po' trovare la quadra su queste idee contrastanti all'interno della stessa maggioranza, il che non è certamente facile. C'è stata la presentazione e la costituzione del distretto orafo campano della Tari, che è un polo di grande eccellenza della nostra regione e di un settore importante e trainante per l'economia. Beh, noi dobbiamo ricordare che l'arte orafa nasce a Napoli nel 1200, nel Borgo Refici. E ovviamente noi abbiamo tre realtà importanti in Campania: Borgo Refici, Torre del Greco e Marcianise, con i poli del Taria e di Oromare. Finalmente queste 3-4 entità hanno fatto gruppo, hanno creato il distretto orafo campano, alla cui presidenza ci sarà, c'è Enzo Giannotti, che è anche il presidente del Tari. Ebbene, comunque tutto questo potrebbe far proiettare le aziende orafe. Noi ricordiamo che la filiera comprende 2.300 aziende, 10.000 addetti. Naturalmente ad oggi siamo classificati il quarto polo orafo in Italia. Naturalmente la sinergia potrebbe naturalmente far migliorare questi numeri, e ovviamente farli migliorare significa cercare di proiettarsi ancora più in alto. C'è bisogno che ovviamente gli imprenditori si rimbocchino loro stesso le maniche, ma c'è bisogno anche di aiuti istituzionali. Noi, le problematiche sono sempre le stesse: sburocratizzazione, cambio generazionale ed internazionalizzazione. Quindi bisogna lavorare su questi determinati punti. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo, appuntamento come sempre per Fisco ed Economia lunedì prossimo, arrivederci. Grazie a voi, a lunedì.